Prima conferenza stampa del nuovo corso della Valentino Basket Castellaneta. Nella sala conferenze della società sono intervenuti il dirigente accompagnatore Giovanni Paradiso, il coach Gaetano Compagnone, il capitano Roberto Perrone ed il nuovo acquisto Maurizio Rotolo. Ed è stato proprio Paradiso ad esordire, rivendicando le scelte societarie di costruire una rosa completamente composta da giocatori di Castellaneta e la decisione di richiamare coach Compagnone al timone del club, una scelta che di fatto ha portato alle dimissioni di una parte della vecchia dirigenza. Gaetano Compagnone, se ricordiamo tutti, è stato l'unico allenatore a portare la vittoria in alcuni campionati giovanili il gruppo storico della Valentino Basket. È stata volontà di alcuni dirigenti per poterlo avere come allenatore e la volontà di alcuni altri di non volerlo in quanto ritenuto non in grado di poter valorizzare i giovani locali. Visioni differenti alle quali Compagnone ha risposto con garbo e diplomazia, riportando con mestiere subito le attenzioni di tutti sulla gara d'esordio di domenica 12 ottobre contro il Ruvo. L'unica risposta che posso dargli è sul campo. Se noi facciamo bene, sicuramente forse un minimo si riprenderanno. Sono ancora indeciso sulla squadra di domenica. L'indecisione è nata proprio perché abbiamo i Serover. C'ho solo un piccolo dubbio, ho avuto qualche acciacco Picaro, ma si è allenato venerdì, si è ripreso, quindi penso che sia a disposizione per domenica. Domenica ci sarà anche il capitano Roberto Perrone, pronto ad affrontare la nuova stagione con un entusiasmo particolare. Il progetto iniziale della società mi ha entusiasmato in quanto comunque rispetto agli scorsi anni vede l'innesto di compagni di squadra che sono amici nella vita e quindi diciamo questo è qualcosa che è uno stimolo in più per poter affrontare al meglio questa nuova stagione. In cabina di regia ci sarà invece Maurizio Rotolo, tornato alla base con un bagaglio d'esperienza non indifferente e con realismo e cautela ha fissato gli obiettivi stagionali della Valentino. Il nostro obiettivo reale è quello di migliorarci settimana dopo settimana, quindi sarà impossibile, ricollegandomi alla domanda che mi hai fatto inizialmente, sarà impossibile distrarci perché il nostro percorso sarà fatto di alti e bassi, lo sappiamo già. Quindi non ci dobbiamo deprimere nel caso in cui perderemo qualche partita, non ci dobbiamo esaltare nel caso in cui le cose potrebbero andare bene.